degli abiti che sono stati rifatti da una parente di quelli, il vestito della lavandaia e come vedete là praticamente formato da una, magari il tessuto certo non era così, non so, formato da una gonna, doppia gonna e queste maniche lunghe a forma di pistrello. Quando loro facevano le faccende, cosa facevano? Giravano questa doppia gonna, legavano dietro queste maniche lunghe perché avevano, quindi erano comode per fare, prima di averle grandi le avevamo in miniatura piccoline. Poi questi abiti si distinguono in abiti da festa e abiti da mezza festa. La mezza festa, questo praticamente intesa come domenica, la festa, Pasqua, la differenza è che sono sempre degli abiti eleganti, un brocato prezioso, però non sono ricamati in oro come è ricamati in oro realmente quello della festa che poi vi spiego. E quindi questi sono tre di colore un po' diversi ma dello stesso stile. Che avevano regalato il prete Borbone alla chiesa, allora il prete li fa tenere qua perché non ci sono giustamente ricamati in oro, sono molto preziosi. Qua abbiamo delle foto di Ferdinando IV, il prete Borbone che veniva a spostare in questo castello quando veniva a caccia, spostando in questo castello. Possiede una cintura chiamata Trezze, questa cintura è raffigurato San Nicola, perché il patrono di Palazzo Adriano è San Nicola. A Piana per esempio con San Giorgio avrà poi San Giorgio. Qua avete visto, ma un matrimonio di tutto bizantino? No. Qua a Piana si sposano con l'abito di colore rosso, che stile è questo, così lo tramandano, lo affittano, lo fanno fare via. Nel mezzo della messa, diciamo così, c'è questo rito che mettono il velo in testa agli sposi, i testimoni scambiano le corone, poi loro attingono il biscotto nel bicchiere con il vino, sì, per la comunione, diciamo, il biscotto per quanto sposano, perché quando è normale il pane, invece dai, il latino e l'ostia, e poi alla fine di questo bicchiere viene buttato.